Edison un po' così, un po' irritato, vuole vedere questo giovane immigrato cosa ha da mostrare. Apre la sua valigetta, Tesla tira fuori tutti i suoi brevetti a corrente alternata e dispositivi a campo magnetico rotante, che in pratica vi ho appena descritto la tecnologia BM. E Edison rimane scioccato, perché tutti i suoi brevetti, tutte le sue royalty, tutto il suo impero si contava sui motori che funzionavano a corrente continua. Cioè, in pratica, magari non è tutti comune la differenza, però le batterie usano la corrente continua e quella che abbiamo nella difesa di corrente è la corrente alternata. E qual è la grossa differenza? Che per quella che è la legge di Ohm, la corrente continua non può superare grandi distanze e ha un rendimento, un'efficacia molto, molto inferiore. Quindi diciamo, fino a quel punto la distribuzione di corrente elettrica funzionava in questo modo. C'era una grossa centralina ogni massimo 3 km che serviva da generatore e per tenere alta la tensione della corrente che andava distribuita, proprio perché c'era questo limite del raggio, la legge di Ohm, la resistenza che incontra nel cavo conduttore, e quindi era difficile poi distribuirla su tutto il territorio, mentre la corrente alternata può essere tranquillamente spedita su cavi di alta tensione per centinaia e centinaia di chilometri, come possiamo oggi. E quindi Edison dice al giovane inventore, consiglia al giovane inventore di lasciar perdere, e dice: no, questa è roba che non può funzionare, però ti do un posto nella Edison Company, perché aveva capito che era meglio non mandarlo in giro nella concorrenza. Allora Tesla comincia a lavorare per questo signor Edison, e Edison fa una cosa, gli dà un carico, dice: se tu sbrogli tutti quelli che sono i miei problemi tecnici che ho accumulato in questi anni, ti do un premio di $50,000, che all'epoca era una bella somma. E pensavo ovviamente che non ci sarebbe mai riuscito. Nel giro di pochi mesi Tesla si presenta a Edison per riscuotere la somma, perché aveva sistemato tutto. Nicola Tesla ha al suo attivo una bellezza di più di 700 brevetti, tutti riconosciuti, e sono tutti brevetti che usiamo tutti i giorni, a cominciare dal tachimetro, quindi il segnalatore di velocità che abbiamo sulle automobili, montato sulle moto, la candela elettrica, l'iniezione elettronica, dei motori a scoppio, e i sistemi radar e tante altre cose, perché tutta la teoria delle onde e della risonanza delle stesse, lo sfruttamento della traiettoria balistica delle onde, per i radar, eccetera, è tutta roba che nasce da lui. Tutto lo sviluppo tecnologico successivo parte dai suoi brevetti fondamentali. E in pratica quindi è arrivato al punto di pagare, Edison se la cava con una battuta. Dice: Mr. Tesla, lei non conosce lo yogurt americano. Nel senso, voleva dire, mi spiace tanto, ma siccome era tutto sulla parola, io te lo trovo indietro. Questa è come andare. Tesla, ovviamente, non ci sta e se ne va. Non aveva nessun'altra alternativa all'epoca e si trovò, per ironia della sorte, a lavorare in una ditta di schiavi dello stesso Edison, e dove lavorò per circa un anno. Poi, con i suoi risparmi, comunque, qua sappiamo un po' di passaggi di società, operiamo, passa poco tempo e lui attira l'attenzione del magnate di Pittsburgh, cioè Westinghouse. Westinghouse penso lo conosciamo tutti, perché è una delle marche più famose degli elettrodomestici. E qui arriva l'inghippo un po' dei media. Forse
parecchi hanno sentito parlare della guerra delle correnti, ma quando se ne parla si fa sempre il nome dell'industriale che contrastava Edison, ma non si dice chi era il proprietario di quella tecnologia che lui stava sfruttando. Però faccio un passo indietro. Allora, Tesla viene, Westinghouse capisce la potenzialità enorme dei brevetti che offriva Tesla e immediatamente ne vuole acquistare la proprietà. Acquista questi brevetti sui motori a corrente alternata e comincia una guerra famosa per essere appunto la guerra delle correnti. Guerra delle correnti perché Edison, come avevo accennato prima, era il proprietario di tutti i diritti sul... A quell'epoca il mondo funzionava a corrente continua, perciò far passare la corrente alternata per lui sarebbe stato il fallimento totale. E quindi cercò a tutti i modi di ostacolarla. Per farlo... quello di muoio. Comunque, per farlo lui ricorre alla demonizzazione dell'avversario e cerca di far apparire questa tecnologia come qualcosa di molto pericoloso per la salute umana. E quindi comincia ad andare nelle piazze e organizza degli spettacoli orripilanti dove lui brucia letteralmente degli animali. E tra questi c'è un filmato che potete rivedere spesso nei documentari che parlano della guerra delle correnti oppure anche da YouTube, citando parole come l'elefantessa Topsy, che era il nome di un'elefantessa appunto che è stata sacrificata da Paul Madison per dimostrare quanto fosse deleteria questa guerra alternata. Purtroppo per lui, nonostante tutti i suoi sforzi, stava comunque perdendo questa guerra e la tecnologia a corrente alternata stava prendendo piede. E allora, come ultimo slancio di carità morale, Edison pensò di costruire la sedia elettrica per convincere il mondo di quanto fosse terribile la corrente alternata. E quindi regalò la prima sedia elettrica del mondo, che fece progettare appunto quella che ancora c'è vista in quei stati, la regalò al primo stato, lo stato di New York, per fare appunto morire persone sotto scariche elettriche che insomma, dovevano essere indolore secondo me. E fatto anche questo, aveva già provato tutto, non ce l'ha fatta e è passata appunto la corrente alternata e tutti i dispositivi che conosciamo oggi. E quindi questa famosa guerra delle correnti non si parla mai del vero protagonista, cioè Nikola Tesla, e è rimasto sconosciuto. Io soltanto per fare un esempio citerò adesso delle opere, alcune delle più famose, più grandi, per dare idea di chi stiamo parlando, cioè di che cosa ha fatto. Perché oltre alla corrente alternata, la prima centrale idroelettrica del mondo, la città di Buffalo, che alimentò la città di Buffalo, quindi le cascate di Niagara, l'ha fatta lui con i soldi di Westinghouse. Nel sito della cascata ci sono infatti ancora le sue statue che lo ricordano, anche se nessuno ne parla, a testimonianza del fatto che quella è tutta opera sua. Poi, per quanto riguarda invece un'altra grande invenzione che tutti conoscono, che è la radio, che è attribuita al nostro Guglielmo Marconi, e bisogna sapere che la verità è un'altra. Cioè, il signor Marconi andò a trovare Tesla quando lavorava sul laboratorio di Colorado Springs e Tesla gli illustrò quello che era il suo lavoro nel campo della telegrafia senza fili, allora si chiamava così, e il nostro Marconi si fece proprio quelle idee, tornò, le sviluppò prima di Tesla e le rese commerciali. Quanto vi sto dicendo io, voi potete pensare che sono diventato matto, ma risulta e accertato una sentenza della Corte Suprema Americana del 1943. Marconi utilizzò ben